Antonio Di Biagio, vicepresidente appunto della S di Gaeta. Un po' di tempo che non ci sentivamo più, però adesso è l'occasione per cercare di fare il punto su questa nuova stagione. Un tecnico confermato che ha dimostrato il suo grande valore, una squadra che comunque ha dimostrato in alcuni frangenti che la posizione che ha preso nello scorso campionato non era veritiera, però il calcio è questo, quindi mi sembra che adesso sia operato in modo tale che è una squadra esperta e giovane, insomma, no? Sì, buonasera a tutti, grazie per l'opportunità. È vero, un po' di tempo che ci siamo non persi, però come tu sai, insomma, finisce il campionato e si comincia già la programmazione, già prima, insomma, quindi la conferma del mister era una cosa, diciamo così, scontata, anche ma soprattutto di tutto lo staff. Come hai visto, oggi ci siamo ritrovati e questo è fondamentale, credo, perché dà ancora più coesione al lavoro che viene fatto da loro, quindi ritrovare preparatore, ritrovare il doppio preparatore, anche quello dei portieri, l'allenatore in seconda e tutta un'altra parte di personale che lavora con il mister ormai in sinergia da più di un anno, significa che questo è già una buona partenza. A questo poi ci uniamo quello che abbiamo visto, insomma, il fatto di aver perso sicuramente qualche valido elemento, ma ripeto, non per questioni societarie, questioni personali anche di lavoro e familiari, perché erano anche altri gli obiettivi che giustamente poi il singolo calciatore va incontro, e noi sotto questo punto di vista ci siamo sentiti tranquilli, insomma. Ma sotto l'altro punto di vista il direttore sportivo Francesco Grasso, d'accordo poi con quelle che sono le idee del mister, ha sicuramente fatto un buon lavoro. Abbiamo perso comunque una persona importante per noi, anche perché veniva dal nostro settore, Maurizio Zuccaro, insomma, il portiere che cui auguriamo ogni bene, insomma, questa nuova esperienza che farà in Serie D ad Avezzano, ma abbiamo preso Saglietti, penso che non è da meno, insomma, stiamo dando fiducia anche al nostro settore giovanile e come vedete, insomma, stiamo ripartendo bene. Oggi mi ha fatto piacere in questa prima giornata vedere tra i giovani almeno 8-9 ragazzi nostri. È quello che a te, sì, piacerebbe avere, insomma, no? Io penso che piacerebbe un po' a tutte le società, no? Certo. Uno è per una questione anche di un orgoglio personale su quello che è il lavoro che fai sul settore. L'altro poi non ci viene la parte anche economica. Quest'anno sicuramente le nuove regole che non prevedono gli under credo che abbiano creato non pochi problemi a tante società. Però c'è chi, ecco, è attrezzato sul settore giovanile, che ci alcune società che hanno fatto già bene lo scorso anno possano ripetersi con l'inserimento di qualche top e magari fare qualcosa. Noi abbiamo cercato di andare a rinforzare quei punti un po' nevralgici del campo dove abbiamo perso persone abbastanza importanti che hanno fatto un ottimo rendimento, e sotto quel punto di vista credo che gli innesti che il mister ha voluto e soprattutto che il direttore poi è riuscito a realizzare, perché non era facile in un mercato del genere, io credo che abbiamo almeno quei 15 senior, 14-15 senior, chiamiamoli così, di tutti ipotetici titolari, e questo fa piacere, soprattutto perché poi con l'innesco di 4-5 nuovi confermare almeno 10-12 non è poco. Poi rivedere, ripeto, la parte giovanile, l'utero della situazione, Pasciuto. Utero 2008, ricordiamo. Che non dimentichiamo che tra l'altro è stato già annotato. Quindi anche lui poteva essere in procinto di prendere una decisione diversa. Non è escluso, perché comunque stiamo partendo. Noi ci auguriamo che resti con noi. Io non precludo niente a nessuno, così come dico che poi se vai a migliorare vai pure. Poi magari c'è qualcuno invece che è ritornato e ci fa piacere uguale riceverlo, vederlo nel gruppo. Sempre un ragazzo giovane che sicuramente ha, a mio parere, grossi mezzi di miglioramento, ma soprattutto di imporsi, perché comunque già l'aveva dimostrato 2 anni fa quando stava con noi. Sicuramente quest'anno è cresciuto ancora di più, e guardate, poi avere un mister come Davide Mancone che vive, l'avete visto in mezzo al campo, lo vedete come intende poi avere il rapporto con tutti, da quello magari professionalmente più importante, più esperto, a quello più giovane. Quindi questo è quello che poi ha fatto un po' la differenza sulla riconferma di un mister che ha tante doti umane, ma tanta professionalità e tanta conoscenza poi di questo campionato, quindi conosce anche perché è stato ex giocatore, quindi conosce tante cose, e questo, ripeto, ci dà la possibilità poi, anche perché accanto a quello che è il settore eccellenza, quello che ci interessa, non dimenticare
scendendo la juniores, gli allievi giovanissimi. Aspetta che ne parli, quindi io sto aspettando appunto che ne parli. Perché comunque... Sì, no, parliamo anche di questa cosa, fermo restando che non ci dobbiamo poi nascondere su quello che sta vivendo un po' il territorio gaetano, no? Anche con l'ingresso su questo settore da parte della polisportiva, ma io ripeto, si poteva chiamare polisportiva, si poteva chiamare 1500, come vogliono, cioè non è un problema, quindi ognuno è libero di fare le sue scelte e quant'altro. Noi cercheremo di mantenere nel nostro modo, il nostro stile, quello che ci ha sempre contraddistinto, di far bene. Poi se qualcuno è più bravo di noi, che ben venga, cioè su questo ne escludiamo. Però volevo chiudere il discorso per dirti che quest'anno abbiamo pensato di predisporre proprio per valorizzare ancora di più i ragazzi, per farli sentire veramente a contatto con la prima squadra, far sì che già dagli allievi, juniores, sono tutt'uno. Avranno due mister diversi sotto questo punto di vista, fanno i loro allenamenti, però c'è la supervisione di Davide Mancone. Davide ci ha dato questa possibilità, quindi accanto ai mister che saranno a breve presentati della juniores e degli allievi regionali, c'è questa ulteriore novità. Quest'anno abbiamo pensato di dare uno stacchetto, nel senso positivo, perché Davide ci ha dato la sua disponibilità a proseguire dopo gli allenamenti classici dell'eccellenza e seguire. Hai parlato anche con la moglie di Davide? Abbiamo parlato con la moglie, abbiamo fatto un permessino. No, è chiaro che ci manca. Però questo, la sua, diciamo così, pronta reazione a un discorso nato quando abbiamo fatto di recente l'accordo con la Don Bosco, così quella serata ho buttato lì quest'idea. Lui è stato il primo a sposarla. Mi dà proprio la certezza di avere di fronte un professionista, uno che ci tiene a crescere, tiene soprattutto al settore. Quindi questa è la voglia che ci abbiamo, avere la possibilità di avere tutti i buoni prospetti, perché poi sai, alla fine crescono, sono bravi. Qualcuno ha pensato di andare magari a fondi, ma non è un problema questo. Cioè, può darsi che il mister, come ha fatto con Uttaro 2008-2007, l'avrebbe già messi integrati in prima squadra, però ognuno... Non sarebbe male chiedere una bella elite, quindi sì, sì. Abbiamo già detto in passato. Sì, sì, per quello dico, magari anche rimanere qua, fare un po' di gavetta, come si può dire, perché vedere un Uttaro in panchina, giocare 5 minuti, però a mio parere farlo vivere in un ambiente del genere, un 2008 che vive con un 95-96, insomma, no? 10 anni di differenza, 12-13 anni, credo che forse qualcosina anche più la dica lunga, no? Crescere, sapere, cominciare a assaporare quello che è il clima di una partita d'eccellenza per poi salire e magari poi creare in Uttaro un giocatore, io dico l'Uttaro ma dico il Pesciuto, certo, che certo. Dico anche del Chiappa, dico tutti coloro, quei due ragazzi che sono stati integrati, che io mi ricordavo ancora più piccolini, in realtà sono cresciuti, quando l'ho visti oggi ed erano nel nostro settore, quindi è un piacere vederli qui, vuol dire che stiamo lavorando bene. E speriamo che anche quest'anno, no, col settore giovanile riusciamo a produrre qualcuno che possa dare quella spinta in più, che possa magari farci dire siamo stati bravi. È chiaro che io dico quando siamo stati bravi, non sono io, sono coloro che si occupano delle singole squadre del settore giovanile, sono i dirigenti di riferimento, sono i colleghi, insomma, soci, che tra l'altro sono quelli che si impegnano sotto questo punto, in particolare Maurizio Montagna, che si dedica anima e corpo. Non è facile, ti dico sinceramente, vedere, no? E andarsi a districare, il campo è sempre uno, vado su un altro problema ma non dico niente di nuovo, potrebbero essere due, c'è anche la piaia, però poi tutti vogliamo stare su questo manto, non so fino a quando potrà reggere questo manto, no? Anche se è stato curato adesso quant'altro, però questo è quello che è la realtà di Gaeta. Speriamo che anche questo problema possiamo affrontarlo a breve con l'amministrazione e con tutte le altre società per trovare una linea. Io non vorrei che, insomma, qui a un certo punto vediamo in campo 4-5 squadre che si allenano la domenica agli orari più disparati, perché purtroppo è questo, ma se andiamo su una frammentazione è evidente che forse qualcosa dovrà accadere, quindi un pizzicotto tutti quanti ce lo dobbiamo dare, i vari presidenti delle società, trovare un incontro e sicuramente far bene poi perché per il calcio. Se non facciamo gli interessi nostri, facciamo gli interessi della società, del territorio di Gaeta, dei gaetani e soprattutto di quelle che sono poi le aspirazioni di qualche giocatore che magari giustamente se n'è andato o trova altre, diciamo così, mete, ma soltanto perché magari pensa, poi ritorna e ci fa piacere rivederlo, perché vuol dire che forse ha notato che nelle due diversità il Gaeta è almeno peggio, insomma, non è che siamo noi perfetti, però possiamo fare. Tornando un po' sul settore principale, sull'eccellenza, come dicevo, siamo particolarmente contenti di quello che è stato fatto sul mercato.
Io credo che una rosa di tutto rispetto che potrà migliorare, però non ci dimentichiamo che anche gli altri sono rinforzati abbastanza. Ci sono delle corazzate che sono anche scese, poi vedremo i gironi, no? Come dovremmo essere suddivisi. Penso che quest'anno sarà ancora più dura. Ci andiamo a confrontare con squadre che sicuramente partono con i pronostici, però io credo che il lavoro poi alla fine dovrebbe pagare. Quindi fare un campionato sicuramente, poi vedremo a dicembre quello che accade, magari di vertice, sperando di essere agganciati sempre là sopra. Però come lo scorso anno ricorderai, una partenza un po' così stentata ci aveva fatto precipitare, no? Nelle zone un po' basse, insomma, dopo 7 partite, ma poi dall'ottava in poi è stato un crescendo, è stato sicuramente un qualcosa che a 3 partite dalla fine ci vedeva ancora in corsa per i playoff, e poi sappiamo com'è andata, insomma. Ma ripeto, non stiamo costruendo su quello che è stato, diciamo, il percorso dello scorso anno, tenendo conto che forse avevamo un buon organico. Abbiamo rivisto oggi Sessa, l'hai visto anche te, sicuramente in fase quasi pieno recupero. Non so se sarà pronto per l'inizio del campionato, però di lì a qualche giorno sicuramente manca ancora qualcuno che sta ultimando altre attività personali, anche professionali, però io credo che alla fine una rosa di 25 giocatori che cominciano e partono con questo entusiasmo e soprattutto con la volontà di far bene, con una staff e con un mister che rinnovo, secondo me è uno dei più attrezzati e preparati della categoria, potrebbe tranquillamente allenare in altre categorie superiori, però ha deciso di stare con noi. Evidentemente non credo che gli siamo simpatici, però ha sposato un po' il progetto. Speriamo quest'anno veramente di divertirci, e l'altra cosa che ci auguriamo è di riempire queste tribune, magari come è successo col Terracina, bellissima partita, una delle partite forse più belle che si potranno ricordare qui a Riciniello, quando ospiti una capolista che viene qui e tu completi, no? Una prestazione ad hoc indipendentemente dal risultato, ma il gioco che esprimi, sicuramente è una partita no per Terracina, ma chi è stato qui sopra gli spalti avrà sicuramente, dice, ma forse il Sesto di Gaeta è una squadra che ci si può contare. Quindi su questo contiamo molto, su che ci si avvicinano molte più persone, qualcun altro che ci possa anche dare una mano, che non fa mai male, soprattutto perché, non tanto, ripeto, per quello che siamo noi, ma soprattutto per far crescere quello che è il progetto e portare questa società, chissà, magari in qualcosa di più importante. Francesco Di Cecca, come l'hai sentito? Sì, sì, con Francesco noi ho fatto il suo lavoro, il mio lavoro. Io ti nascondo che sono mancato già da 15-20 giorni. Con Francesco ci siamo visti in altre location, non Gaeta, perché in base ai suoi impegni e miei anche per portare avanti. Sicuramente anche lui quest'anno cercherà di essere più presente, quello che può fare. Adesso per esempio sta fuori e quant'altro. Parlava lui così velocemente un mese fa che cercava di rinforzare la società sempre per cercare di fare meglio. Beh sì, noi quello che cerchiamo di coinvolgere, no? Qualche amico, qualcuno che mi piace anche il calcio, che fa piacere venire magari una domenica d'inverno, venire qui, vivere la città Gaeta che è già bella e poi vedersi una bella partita. Vuol dire che faccio parte anch'io di quel gruppo che poi, no, ha fatto bene in questa stagione. Quindi questo è quello che ci interessa, senza farci male, crearci sempre soprattutto quelle che sono, diciamo, mi piace sempre non farci male, perché qualcuno in passato si è fatto male. Io dico sempre che tutto questo va sempre sulla programmazione. È vero che ci può essere un momento di crisi, perché come tutte le cose, ma quando tu vai in crisi vuol dire che non hai programmato bene alcune cose, o che qualcosa è andato male inaspettatamente, e devi avere, io dico sempre, a livello nostro, un piano B. Un piano B che ti consenta comunque innanzitutto di essere credibile, perché poi c'è l'aspetto che tutti quanti aspettano il loro rimborso, tutti vogliono, quindi sotto quel punto di vista deve essere credibile. Se c'è anche un minimo di ritardo non deve intaccare il rapporto, questo è fondamentale, dico non farci male in questo senso, soprattutto quest'anno dove ci sono anche ulteriori spese non indifferenti. Ne dico una giusto perché la chiudiamo qui, perché tra l'altro è una notizia fresca, soltanto l'affitto del campo è stato diciamo così aumentato, e quindi noi dobbiamo far fronte anche a queste spese, perché il campo non è nostro, così come per le altre società. È chiaro, tutti quanti dovranno riguardare un po' i bilanci e quelle che sono le spese, perché il costo di un'ora di affitto del campo è stato raddoppiato. Ma questo lo dico
con tranquillità, dicendo che rimane sempre più difficile, no? Perché poi devi comunque far sì che ci sia sempre rinunciare a un giocatore per pagare le spese di gestione, non mi sembrava il caso. Quindi abbiamo dato un pizzicotto e soprattutto garanzie per andare avanti al mister. D'accordo, mi sembra che abbiamo detto tutto, quindi l'appuntamento spero a fine anno per parlare di un bilancio positivo. Io saluto, grazie a te Felice, che sai, sono un tipo che poi lavoro sotto traccia, come direbbe qualcuno, a me piace rivedere, io oggi era fondamentale stare qui, così come seguirò tutta la preparazione e poi tutto per avviare il campionato e poi vediamo. Grazie.